L'E3 2019 è sempre più vicino e per la quinta volta nella sua storia anche Bethesda parteciperà con una conferenza dedicata alla sua lineup. Ma prima di entrare nel dettaglio di certezze e previsioni, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. Quest'anno la conferenza stampa di Bethesda a Los Angeles si terrà domenica 9 giugno. Qualche ora dopo quell'Xbox, quando in Italia saranno già le 2.30 del giorno successivo, ovvero lunedì 10 giugno. Nelle ultime edizioni, la casa statunitense ha riservato importanti sorprese, e anche quest'anno potrebbero arrivare novità inaspettate. Tra i giochi confermati per l'E3, infatti, al momento c'è solo Doom Eternal, il seguito dell'apprezzatissimo reboot dello sparatutto id Software. Ci sarà poi molto probabilmente spazio per Wolfenstein Youngblood, spin-off dedicato alle figlie di BJ Blazkowicz in uscita il 26 luglio, e per il già annunciato DLC di Rage 2. Inoltre verranno sicuramente anticipati i nuovi contenuti per il controverso MMO della compagnia, ovvero Fallout 76, e qualche novità sullo sparatutto arena Quake Champions. Ma Bethesda ha dichiarato che sarà possibile dare uno sguardo approfondito anche a tanto, tanto altro, quindi è lecito fare già qualche ipotesi. Difficile si torni a parlare di The Elder Scrolls 6 e Starfield. Lo sviluppo dei due giochi, infatti, è ancora in alto mare e i teaser dello scorso anno andavano intesi come un piccolo assaggio di un futuro piuttosto lontano. A questo punto, quindi, sono due i team interni candidati a mostrare almeno un nuovo, importante progetto, ovvero Arkane Studios e Tango Gameworks. Gli sviluppatori di Dishonored e Prey hanno recentemente dichiarato di volersi concentrare su un'esperienza multigiocatore online, dopo i risultati non proprio esaltanti in termini di incassi dei loro ultimi lavori. Erano infatti alla ricerca di un esperto in microtransazioni, quindi sarà interessante scoprire se hanno già in serbo qualcosa da questo punto di vista, o se continueranno a lavorare su esperienze single player magari con una nuova IP. Nuova IP su cui potrebbero essere al lavoro anche Shinji Mikami e Tango Gameworks. The Evil Within 2 risale infatti al 2017, quindi il nuovo progetto del team nipponico dovrebbe essere ormai a un buon punto. Ma possiamo davvero aspettarci un nuovo capitolo della serie horror? È possibile, ma visto che Mikami non era stato coinvolto direttamente nello sviluppo del secondo episodio, non è da escludere che sia al lavoro su qualcosa di inedito da diverso tempo. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che seguiremo la conferenza Bethesda in diretta a partire dalle 2, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Twitch Multiplayer It, visto che è lì che commenteremo in diretta tutti gli eventi più importanti e vi terremo aggiornati sulle novità attraverso 4 puntate speciali del cortocircuito, che andranno in onda tutti i pomeriggi da lunedì 10 a giovedì 13 giugno.